L'Eurovision Song Contest si svolge quest'anno per la 66esima volta e per la terza volta viene organizzato dalla RAI, Radio Televisione Italiana. Eppure, nonostante la vittoria dei Maneskin l'anno scorso e il fatto che l'Italia sia tornata in gara da ormai 11 anni, tutti coloro i quali si approcciano al contest per dovere di cronaca soltanto nella settimana in cui si svolge l'evento o nelle settimane immediatamente precedenti, non sembrano parlarne con troppa cognizione di causa. E allora eccoci qui, anche se non abbiamo l'intento di fare il Dipartimento Scuola Educazione, per cercare un po' di chiarire tante cose. L'Eurovision Song Contest, infatti, è un racconto che, come detto, va avanti da ormai quasi 7 decenni e come tale è cambiato molto nel corso degli anni. In questo primo video andiamo a parlare proprio delle origini, delle estreme origini di questo grande evento, che a lungo è stata una solenne ed ingessata cerimonia musicale, mentre oggi è un grande spettacolo che attira spettatori da ogni angolo dell'Europa, con i loro colori, le loro bandiere, ma soprattutto da un grande spirito di unione e condivisione che lega tutti quanti, e che è lo stesso spirito di unione e condivisione che negli anni 50, immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, aveva portato i paesi europei ad unirsi in chiave economica, ma anche in chiave televisiva, con la fondazione dell'Unione Europea di Radiodiffusione, ovvero quella che noi tutti conosciamo come Eurovisione. E quindi oggi ci troviamo davanti ad uno spettacolo pieno di tecnologia, ma anche con una grande anima, come disse la grande Raffaella Carrà quando fece da spokesperson per il nostro paese nel 2011. La nascita dell'Eurovision Song Contest si deve quindi ad una idea di Sandro Pugliese, giornalista e drammaturgo, ma soprattutto direttore dei programmi della neonata Rai Radio Televisione Italiana, che prese ispirazione dal primo festival, dal primo grande festival di musica popolare dei tempi, ovvero il Festival di Sanremo, chiaramente da rivisitare in chiave continentale. Ed è un'idea che piacque molto all'allora direttore generale dell'Unione Europea di Radiodiffusione, Marcel Bezanson, e quindi al culmine di tutta una serie di riunioni preliminari. Il 19 ottobre del 1955 a Roma vennero scelte la data e il luogo in cui si sarebbe tenuta la prima edizione del Grand Prix de la Chanson Européenne dell'Eurovision, ovvero l'Eurovision Song Contest, come si chiamava ai tempi. Giovedì 24 maggio 1956, presso il Teatro Kursaal di Lugano. Chiaramente però il primo Eurovision Song Contest è una realtà completamente diversa rispetto a quella che potremmo aspettarci sia ai giorni nostri, ma sia anche negli anni immediatamente successivi alla prima edizione. Infatti vi presero parte soltanto 7 paesi: Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania Ovest, Svizzera ed Italia. Ciascun paese non partecipava con una sola canzone come avviene oggi, ma con ben 2 canzoni. Infatti l'Italia portò in gara la prima e la seconda classificata al Festival di Sanremo del 1956, ovvero Franca Raimondi con Aprite le finestre. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera. E Tonina Torrielli con Amami se vuoi. Artiste, e questo è un altro fatto che non accadrà più nella storia dell'Eurovision, ovvero Lisa Sia per la Svizzera e Michel Arnaud per Lussemburgo, cantarono entrambi i brani del proprio paese. Vi erano poi 14 giurati, 2 per ciascuna nazione in gara, che votavano in forma segreta e potevano votare anche per i loro stessi rappresentanti. E proprio il fatto di votare in forma segreta fece sì che non fosse mai stata rivelata la classifica finale, che siano stati anche resi vani tutti i tentativi di poterla ricostruire, quella classifica finale. Si sa solo che la vittoria andò al brano Refrain di Lisa Sia, padrona di casa, perché rappresentava la Svizzera, appunto.
Non è poi sopravvissuta alcuna registrazione video dell'evento, questo perché venne concepito principalmente come una trasmissione radiofonica e soprattutto perché nel 1956 possedere in casa un televisore era una spesa che non tutti potevano sostenere. È rimasta soltanto una registrazione della proclamazione della canzone vincitrice e del reprise finale. Inoltre, un'altra regola che venne osservata in quel primo Eurovision è che potessero partecipare soltanto artisti solisti, quindi non accompagnati da un gruppo, né tantomeno potevano esserci dei duetti, dei terzetti o via discorrendo. Altra curiosità che riguarda quella prima edizione dell'Eurovision Song Contest è la conduzione, affidata al solo Lohengrin Filippello, che condusse tutto in italiano. Fino ad oggi, infatti, lui è l'unico conduttore uomo ad aver presentato l'evento da solo e per 22 anni rimarrà l'unico conduttore uomo ad aver presentato il festival, perché nel frattempo sarà condotto soltanto da donne. Il primo uomo, però affiancato da un'altra donna, sarà Léon Zitron per l'Eurovision Song Contest del 1978. I dubbi sulla votazione in forma segreta fanno sì che già dal 1957 cambi completamente tutto, e allora ci troviamo a domenica 3 marzo 1957 alla Grosser Sendesal des Sessischen Rundfunks di Francoforte sul Meno in Germania Ovest. La data 3 marzo 1957 rappresenta sostanzialmente un record, perché mai più l'Eurovision si terrà così presto nel corso dell'anno. Cambiano già alcune cose, perché partecipano 10 paesi, ai 7 fondatori si aggiungono l'Austria e la Danimarca escluse l'anno precedente e il Regno Unito, e ciascun paese è rappresentato da un singolo brano. Ogni paese vota con 10 giurati, che non possono votare per il proprio paese, e ciascuno esprime una preferenza per la canzone che preferisce. Si hanno così 100 voti disponibili e la conduttrice Anaïd Iplician si collega al termine del giro di esibizioni per telefono con ciascuna delle giurie. L'Italia è in gara con Corde della mia chitarra, brano eseguito in questo caso da Nunzio Gallo. Corde della mia chitarra, se la mano... Ma c'è un problema, dura tantissimo, dura 5 minuti e 9 secondi. Dall'anno seguente, proprio per ovviare al fatto che le canzoni possano durare una quaresima, si stabilisce che la durata inderogabile sia fissata in 3 minuti. Vincono i Paesi Bassi con il brano Nettlestone, cantato da Corey Brocken. Che ottiene ben 31 punti, 14 in più della Francia, rappresentata da La Belle Amour di Paul Desjardins. E pour toujours la chanson de la Belle Amour. A questo punto si decide, per convenzione e diciamo quindi per regola non scritta, che dall'anno successivo l'evento sia organizzato dal paese che ha vinto l'edizione precedente, quindi campione in carica. E allora arriviamo a mercoledì 12 marzo 1958 presso gli Avro Studios, quindi gli studi della TV di Stato neerlandese di Hilversum, nei Paesi Bassi. Il terzo Eurovision Song Contest non cambia sostanzialmente la propria struttura, rimane lo stesso sistema di voto, rimangono in gara 10 nazioni, ma al posto del Regno Unito c'è la Svezia, che poi rappresenterà sostanzialmente una delle grandi nazioni che farà questo Eurovision Song Contest. Ed è una gara più ruota a ruota rispetto all'anno precedente, in cui la spunta la Francia con Dors mon amour di André Clavaux. Dors mon amour, le soleil est encore loin.
seguita dalla Svizzera e dalla Milla Pizzi dell'Eurovision Song Contest, ovvero Lisa Sia, che cantava Giorgio. Oh Giorgio, Giorgio, oh Giorgio. Tra la prima e la seconda classificata ci sono 3 voti di differenza, Francia 27, Svizzera 24. Terza classificata con appena 13 punti è Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Volare, oh oh. Sì, stiamo parlando di uno dei brani più famosi al mondo, che venderà in tutto 22 milioni di copie, che tuttora chiunque si approccia alla musica in ogni angolo del pianeta fa una cover di questa canzone. Però forse era troppo rivoluzionario per i tempi. E allora chiudiamo il nostro giro di Eurovision di questa prima parte arrivando a mercoledì 11 marzo 1959 presso il Palais des Festivals et des Congrès di Cannes in Francia, ovvero sulla Croisette. Le nazioni partecipanti salgono ad 11, ritorna in gara il Regno Unito, si ritira momentaneamente Lussemburgo e debuttano praticamente i vicini di casa, ovvero il Principato di Monaco. L'unico cambiamento regolamentare è quello per cui nelle giurie non possono esserci autori o compositori professionisti. Per il resto i punti che vengono spartiti fra le 11 nazioni in gara sale a 110. Vincono nuovamente i Paesi Bassi, quindi sono la prima nazione che scrive per la seconda volta il proprio nome nell'albo d'oro del contest. Il brano si intitola En Bétie, cantato da Teddy Scholten, che vince però con soli 21 punti. En Bétie, verliefde Siegerin, wel is dat weetje. A seguire ci sono il Regno Unito a 16 e la Francia a 15, e siccome i tempi erano abbastanza comodi, tutti i 3 brani sul podio vengono rieseguiti, manco fosse il Festival di Sanremo degli anni 80. In gara per l'Italia c'è nuovamente Domenico Modugno con Piove, ciao ciao bambina. Ciao, ciao, bambina. Ottave invece si classificano le gemelle Kessler, sì, Alice ed Ellen Kessler, che all'epoca erano sconosciute, ma rappresentarono la Germania e sostanzialmente si fecero notare in vista di Studio 1, il primo grande varietà della televisione italiana. Hallo boy, heute Abend wollen wir tanzen gehen. Hallo boy, heute wollen wir uns im Gehen. Siamo giunti così alla conclusione della prima parte del nostro racconto, quindi nella prossima cominceremo ad esplorare quelli che sono stati gli anni 60 dell'Eurovision Song Contest. Tuttavia è bene da dire una cosa: questi primi anni raccontano un mondo completamente diverso rispetto a quello che conosciamo oggi, sia dal punto di vista musicale che anche dal punto di vista televisivo. Ci sono dei paesi che devono ricostruirsi economicamente, ma che devono anche iniziare a costruire una propria tradizione canora. Devono anche dotarsi per assurdo di una TV di Stato o di una selezione musicale dalla quale attingere. E naturalmente siamo ben lontani dal mondo globalizzato che conosciamo oggi. Ma è anche importante dire una cosa, questi sono i primi passi e come sempre anche un viaggio lunghissimo come quello dell'Eurovision Song Contest è iniziato appunto da questi primi passi. Noi ci ritroviamo la prossima volta. Ciao!